Ciao amici e bentornati, ecco a voi il nuovo video sugli errori, curiosità e la frase famosa. Durante questo video saluterò uno per uno chi di voi me lo ha chiesto nella scheda community. Restate con me e buon divertimento! Oggi parliamo di Pari e Dispari, un film del 78 con la mitica coppia Bud Spencer e Terence Hill, l'immancabile presenza di Riccardo Pizzuto nel ruolo del Mancino e Sal Borghese che interpretò Nymphus. Il film fu diretto da Sergio Corbucci. Ma vediamo alcune curiosità in primo piano prima degli errori. Fu uno dei primi film in cui recitò Marisa Laurito, anche se in questo caso la sua fu una breve parte. Recitava nei panni di Susanna, una suora che spesso e volentieri sfruttava Charlie per farsi accompagnare a Miami. La foto che ritrae Charlie, mostrata dall'ammiraglio Connor a Johnny, è un'istantanea tratta da un altro film, un western girato 10 anni prima, Al di là della legge, nel quale Bud Spencer interpretò una parte nei panni di James Cooper. In una delle scene finali del film troviamo un giovanissimo Giuseppe Pedersoli, che interpretò un ufficiale della Marina americana. Eccolo qui. Oggi Giuseppe è un importante produttore e sceneggiatore. L'arte si tramanda. E adesso vediamo alcuni errori nel film. Johnny, un tenente della Marina statunitense, è a rapporto con l'ammiraglio Connor, il quale ha deciso di affidargli un caso. Per fare le cose fatte bene, gli assegna un compagno, suo fratello Charlie, quindi gli mostra una sua foto. Eccola. Come potete vedere, Charlie è senza barba e Johnny gliela disegna con un pennarello. Voilà! Che bella barba! Non sembra affatto disegnata da un pennarello. Che sia un'altra foto? Per restare in tema risse e cazzotti, al bar di Pedro sta per consumarsi una scena davvero esilarante. Johnny e Charlie riempiono di botte degli scagnozzi che vogliono imporre una mangiasoldi al padrone del locale. Tra schiaffi, calci e palle da biliardo, Charlie scaraventa uno dei cattivi fuori dalla finestra, frantumando il vetro. Poi si torna a chiacchierare. Il vetro torna magicamente intatto. Ma non finisce qui. Prima che Charlie esca dal locale, il vetro torna ancora in frantumi. Pestati bene bene, i cattivi tentano la fuga, ma siccome sono molto confusi per le botte prese, con la loro macchina investono la cabina telefonica con 2 telefoni. Come potete vedere nel dettaglio, i 2 telefoni sono completamente piegati in basso. Almeno fino a quando Charlie e Johnny non escono dal locale. Uno dei telefoni è perfettamente in piedi, l'altro ha perso il piedistallo ed è poggiato a terra. Com'è possibile? Ma poi non si è capita una cosa, Johnny è tenente della Marina? Ottimo stato di servizio, tenente. O guardia marina? Dunque, il guardia marina Johnny Firpo ci farà sapere presto dove si nasconde il capo dell'organizzazione clandestina. E come succede in ogni film cult, anche Pari e Dispari ha la sua battuta famosa, eccola qua. Hai mica visto un bestione che sembra un armadio con la barba? Tutte le mattine nello specchio. È arrivato il momento dei saluti, amici. Mi raccomando, ricambiate con una bella condivisione su Facebook e taggate la pagina del tubo. Trovate il link in descrizione. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like. Se siete di passaggio, cliccate sul tasto iscriviti e attivate le notifiche, così vi arrivano le news dal tubo. Mi raccomando, statemi bene. Al prossimo video, ciao!